Siamo qui con Fausto Cerutti, responsabile del progetto Monopoli Italia, presenta oggi qui nella redazione del Tempo la nuova edizione incentrata proprio su Roma, nella quale è presente anche una casella dove c'è Piazza Colonna e il nostro giornale. Com'è nata questa idea, diciamo, di un'edizione così su una città in particolare? La nostra azienda produce monopoli delle città del mondo ormai credo da circa 20 anni, ne esistono almeno 200 in tutto il mondo, da New York a Melbourne, naturalmente a Londra, e da un paio di anni abbiamo iniziato a sviluppare i monopoli delle città d'Italia. Abbiamo cominciato l'anno scorso con Napoli, che è stato un po' di una sorta di riscaldamento prima di arrivare la città più importante d'Italia, che è Roma. E quando siamo arrivati a Roma abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta. Non credo che ci sia nessun'altra edizione di Monopoli delle città nel mondo che riesca a mettere insieme un numero così grande di strade e vie dai nomi così evocativi. E quindi il problema è stato un po' poi scegliere cosa mettere in questo tabellone. Quali sono stati i criteri che voi avete utilizzato per, siccome Roma, come sappiamo, è piena di bellezze, di monumenti e di luoghi storici, come avete scelto quali inserire e quali magari anche, diciamo, a malincuore tenere fuori? Detto che sono state più quelle che a malincuore abbiamo dovuto tenere fuori, diciamo che non abbiamo avuto un criterio unico. Abbiamo scelto un po' di temi. Abbiamo scelto ad esempio di sostituire quelle che sono nel Monopoli classico le stazioni con quattro luoghi simbolo dell'antica Roma. E poi abbiamo scelto, come ho detto, dei temi, abbiamo scelto quelle delle vie consolari, quindi abbiamo messo alcune delle vie consolari, abbiamo scelto poi delle zone molto conosciute tra i turisti, per cui abbiamo messo alcune parti di Trastevere, poi naturalmente abbiamo messo anche delle vie e delle piazze molto più care ai romani o molto più conosciute dai romani, come via Parioli e limitrofe, e poi abbiamo dovuto dedicare un grande spazio al centro, da Piazza Venezia a Via del Corso, a Piazza del Popolo. La nostra idea è quella di dare una visione della città di Roma per chi c'è stato e che quindi ci può giocare su questo tabellone ripercorrendo le strade che ha percorso dal vivo, o anche per chi in realtà magari sta progettando di venire a Roma. E quindi attraverso questo tabellone crearsi il suo proprio percorso personale attraverso le vie e le piazze di questa città che tutte le volte che vedo sono sempre più incredibili.